pro bono malum, una frase che i cultori del latino ripetono quando si parla di mancata riconoscenza nei rapporti tra gli uomini, ma che automaticamente fa pensare all'Orlando Furioso e al suo autore. Ludovico Ariosto morì nel 1533 a Ferrara in questa casa che oggi è museo. Nel suo poema cavalleresco, lo scrittore del Rinascimento mostra una visione non equilibrata della vita. Qui, sullo sfondo della guerra tra Franchi e Saraceni, dove si intrecciano battaglie rocambolesche, maghi e incantesimi, fantasie e invenzioni letterarie, l'Ariosto racconta gli uomini coi loro sentimenti di amore o di odio, di vanità, di tradimenti e ingratitudini, pro bono malum appunto, il sigillo di un vuoto morale che si può colmare solo con la follia. Scrive l'Ariosto: Orlando per amor venne in furore e matto. Orlando diventò furioso, fu preso da furia, equivalente di delirio passionale, disagio umano, l'incapacità a sopravvivere a un fallimento. Scrive ancora l'Ariosto: qual è di pazzia segno più espresso che per altri voler perder se stesso? È l'Apocalisse dell'uomo. E solo l'evangelista dell'Apocalisse, San Giovanni, può risolvere il problema. Lo fa accompagnando Astolfo che cavalca l'ippogrifo sulla luna. La luna, trasformata in una soffitta vecchia piena di tutte le cose che gli uomini non usano più e che invece, se recuperate e usate, farebbero ritornare gli uomini a vivere con i piedi per terra. È il rovesciamento terra-luna, dalla discesa agli inferi alla conquista del paradiso.